Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su God of War, proseguiamo da dove ci eravamo lasciati. Stiamo per tornare sulla montagna, sì, non qui, qua. Per tornare sulla montagna, sì, effettivamente... Vabbè che mi pare che con lo scalpello... Raggiungiamo la vetta abbastanza in fretta adesso, però il viaggio rapido è bloccato. Va bene. Allora. Andiamo su di qua. Perché tacere ciò che siamo? È Odino che ama i segreti. Non dovremmo essere aperti come Tyr. Tyr aveva segreti e per ottime ragioni. Proteggere la gente. È saggio essere discreti. Ma non bisogna mentire agli amici o ai familiari. Sindri capirebbe e farebbe lo stesso, non temere. Allora, sei contento di essere giunto nella terra dei giganti? Sì, ma anche triste che il viaggio sia quasi finito. Oh, se arrivassimo a Jotunheim e... non trovassimo più giganti? Non farebbe differenza esaudire il desiderio di tua madre, è ciò che importa. Ah! Oh, non ve ne andate, sarò da voi tra due secondi. Padre, posso dirglielo? No. Dirmi cosa? Che ti sei messo questo in bocca? Oddio, sto per vomitare. Non sto scherzando, mi viene da ribe. Non è niente. Storie di famiglia. Oh! Ah! Oh! Io... potrei raccontarvi un paio di cose sulla mia famiglia. Oh, fammi indovinare. Tuo fratello non è bravo quanto te e il suo lavoro fa schifo. Tutte cose vere. E allora? Non fai altro che parlarne in continuazione. Fa qualcosa al riguardo, chiudi il becco almeno. Ho capito. Sì, siamo stufi di ascoltare i piccoli problemi della piccola gente. D'accordo? Mi hai ferito. Diamo un'occhiata alle tue armi ora. Ma poverino, dai. È cambiato il tempo. Peccato se non gli dice nulla. Almeno per adesso. Anche se dovrebbe. Oggi non garantisco grandi risultati. Non c'è nulla di nuovo. Ma mi pare che... aspetta, che io poi mi scordo sempre. Ecco, appunto. La pietra della resurrezione. La pietra magica suscita Kratos con una piccola quantità di vita e la rabbia al massimo. Ah, vedi. Allora, questa qua... ci ricarica molta vita. Questa poca vita, ma con la rabbia al massimo. Va bene, dai. Ah, oh, ok. Ok. Vediamo se si rivelerà utile. Immagino di sì, ma... qua sempre... ah, incubi... oh! Aspetta un attimo. No. Attento dietro! No. No. Giuro di stare bene. Sbagliato tasto. Non volevo fare sta mossa. Fare, non fa sempre. No. No, cavolo, mi viene da schivare con B, porca vacca, maledizione a me. Aspetta, i comandi di Horizon, beh. Vabbè, senti. Ah,
qualcuno qua? No. Tecnicamente qualcuno c'è. Aspetta. Ok. Ma il tempo è cambiato perché Atreus si è innervosito? Penso. Cos'è che indica? Ah. Ah. No, ma porca vacca. No, questo è imparabile. Ma allora, io premo. Non ho i riflessi oggi. Una ritirata tattica. No, cioè sì, ma no. Ma è forte, va. Continuate pure a ostacolarci, ve ne pentirete. E... credevano che ci avrebbe fermato. Guarda. Bene, che... da che parte? Stiamo facendo di nuovo rotta. Sai, inizio a dubitare delle capacità di Sindri. Forse Brock aveva ragione. E non gli diciamo niente ancora. Aspetta, dov'è sto... sto veleno? Si vedeva da qui, forse? Ah, sì, ecco. Devo averlo saltato. Vabbè. O non averci pensato la prima volta. Ah, no, sì, vedi, l'avevo già aperto. Ok, non... non si vedeva, ok, a posto. E dobbiamo andare di là. Ma la salita era di qua, però aspetta un attimo che forse qui c'era qualcosa. Niente, quando io passo da un gioco all'altro ci metto sempre un po' i comandi. No, questo l'avevo già aperto e mi confondo abbastanza facilmente, devo dire. Questo l'avevo aperto, ok. Almeno ricontrollo un attimo, che non mi ricordo. E qua forse c'era la camera nascosta. Comunque sì, ma qua forse avevo già visto tutto. Perché l'hai trattato in quel modo? Sono stufo, parla sempre del fratello. È vero, ma non serve a niente fartelo nemico. Deve sapere la verità, anche se fa male. È stato inutile e scortese. La verità conta più della cortesia. Tua madre non approverebbe. Non era una dea. Veramente. Cioè, non era una dea, sì, però. Era importante. Aspetta. Aspetta, però, che. Qua. Avevo già aperto. Fammi ricontrollare per sicurezza. Ah, c'è. E che cosa... ah, c'è un vento. Cioè, ci sono i venti di El. Forse per portarli più avanti. Però aspettate. Eh no, mi sa che ho fatto la stessa cosa dell'altra volta. Ritorno un attimo giù. Devo vedere di là, se no poi me ne potrei pentire, perché adesso che abbiamo nuove cose magari. Ok. Vedi, qua c'è. Vedi. Ok. Ah, e qui anche addirittura qua. Vabbè. Ok. Molto bene.
giro dell'arma, oggetto leggendario incantesimo, aumenta del 7% la velocità di ricarica di permagelo sacrificio. Sì, è l'attacco infuocato o di gelo, appunto. A vedere. Io adesso cos'è che avevo? Bonus di vita distruttore. Ok. Resistenza del 25% a tutte le alterazioni. Ah, ecco, aumenta del 15% tutti i danni da gelo inflitti. Con l'ascia. E aspetta, fa vedere quello che ho appena preso. Dov'è? Questo aumenta la forza. Vabbè che il 7% è un po' poco. Però questi ci meglio. Forza fortuna. Aumenta del 25% tutti i danni da fuoco. Noi usiamo... Dovrei... Insomma, questo mi aumenta la vita. La vita... Questo è runico leggermente. Ah, potrei rinunciare a questo, tanto i danni sono comunque consistenti. Potrei mettere sì questo qua, questo, però è meglio questo, direi. Rinunciamo, vabbè, due di runico e due di ricarica, possiamo anche rinunciarci e ci aumenta un bel po' la vita. Ok. Sì, così abbiamo la il Cassil incantesimo, insomma, che ci aumenta attacchi di fuoco e attacchi di gelo. No, 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 gli attacchi di gelo più... No, non ce l'ho più elevato. No, va bene così. Ok, e infatti, visto che ho fatto bene, tornare indietro. Ma io penso che se non troviamo nulla di veramente, veramente migliore del talismano che abbiamo, quello che ci ricarica gli attacchi runici, mi sa che è molto probabile che a sto punto, anche se non è appunto di qualità rarissima, potrei tenermelo proprio fino a fine gioco, cioè, perché è molto utile. Ah, va che lì, ok. Sì, è vero, devo fare... Sto giochino, aspetta. Ok. Aspetta, dove lo portiamo? Qui. Aspetta, scusate un attimo. Scusate un attimo, signori. Ok. Adesso sono tutto vostro. Dai, muori! Stufato. Gli tiriamo uno scappellotto, per favore. Cioè. Perché non la fai portare a me adesso? No. Perché no? Siamo quasi arrivati. Ce la posso fare. Davvero? Dopo quello che hai detto di lei, ne dubito. Cosa? Che non era una dea? Era meglio di una dea. E non osare mancarle di rispetto. Ok, allora portatela da solo. Una rapida esplosione di energia che infligge una piccola quantità di danni da fuoco. Attacco unico leggero. Scoppio di Efesto.
Ah, sì. Ah, Fide si ricarica in 58 secondi. È un po' come la coda delle furie, però... mentre raggio le esplosioni infligge una piccola unità di danni stordimento. No, mi piace molto il colpo di Nemea. Infatti, questo mi piace molto. Pam. È quello pesante, che abbiamo solo questo per ora, è vero. E non lo so. Ecco, sì, qua c'è la camera nascosta. Sì, in questa fase veramente Atreus mi irrita a dir poco, con il suo cambio di comportamento. Meno male che è solo una fase, però... dicevo nessuno. No, ok. Aspetta. No, mi ha preso. Ok, però... Ok. Ancora? Sono tanti questi, aspetta. No. Qua c'è il veleno. Da destra! Volevo prenderli. Alzati in piedi. Quell'altro attacco unico, pazienza. Adesso devo ricaricarmi semplicemente. Vabbè, vabbè niente, lo aspetto. Prima io direi. Andiamo, lasciali uscire un po'. A destra! Okay. Destra! Vai, via, via, aspetta. Ole. Maledetti. Attento alle spalle. Madonna, lasciatemi un attimo. Da sinistra. Dietro di te, occhio. Ok. Aia. Vai. Porca vacca, mollato. Maledetti. Aspetta. Olè. No, ok. Fate che era imparato. A destra, fratello! Vieni duro, fratello! Ci provo, vedo della vita. Dietro di te! Dov'è? Ok. Guarda, la furia degli dèi. Tirano via di niente, vabbè. Se sapevi che eravamo dei, perché hai tirato fuori quella storia che Odino ci avrebbe seguito per impedirci di arrivare a Jotunheim?
Non era più semplice dire che ci vogliono morti perché siamo dei e ci considerano una minaccia? Non possiamo escluderlo. Odino ha modi subdoli e i suoi scopi sono... Ah, basta parlare di Odino e della sua famiglia. Vabbè, non commentiamo, pare, come al solito. Andiamo qui. Ok. Vediamo se qua c'era qualcosa magari. Chi è? Oh. No. Fuoco alle spalle! L'animazione mi ha protetto. No. Ok. L'ho ucciso io. Non direi. Però non è una gara. Aspetta, qua c'era qualcosa, no? Dice... Vabbè. Immagino che sarà opera di Odino. Mancato! Tu e mamma dicevate che gli dei erano cattivi, ma noi non lo siamo. Neanche Tyr, né Freya. Gli dei Aesir sì che sono cattivi. E sai una cosa? Odino ha ragione. Siamo una minaccia per loro, perché li conosciamo e possiamo batterli. Beh, non tutti. Non ancora. Magni ci ha attaccato ed è morto. Non sono migliori di noi. E rimpiangeranno di essersi messi contro di noi. Cosa qua? Ah, qua c'è un... Ok. È vero che c'è il tesoro. Totalizzatore glaciale. Occhio della furia. Riduce il 15% il costo di rabbia degli attacchi in modalità furia di Sparta. Questo non è male, però pensavo altra roba. Dovrei avere... dovrei potenziare... L'armatura che abbiamo. Ma qui? Niente. Oppure no, a parte che è già potenziata al massimo. Cioè cambiarla per avere più castoni, per forza. Però questo ci dava 8 di runico. Questo era tanto, E senza tutte le resistenze 25%. Ah, questo però ci dà più 5 di runico e ricarica. E rinunceremmo a 5 di vitalità. Questo sì, ne avevo messi un po' di occhio della furia, mi ricordo. Così quasi dai, lo metto al posto di questo, almeno dura un po' di più la furia, leggermente di più, magari ci consentirà di eseguire un attacco in più. Ok. Sì, dai. Allora, qua non si vede niente. Qua c'era la scorciatoia, mi fa. Oh, madonna. Ah, è vero, sì, è vero. Thor ha incolpato me. Me! Per ciò che avete fatto a Magni. Mio padre mi ha chiamato codardo.
Direi che ha fatto molto di più. Vattene, o ci penseremo noi a finirti. Vi ucciderò. No. È sconfitto. Non serve ucciderlo. La pagherà per ciò che ha detto di mia madre. Ho detto no. Ma siamo dei. Possiamo fare quello che noi vogliamo. È quello che ho detto a tua madre poco prima di scoparmela. Che cosa hai fatto? È molto meglio di quello di mia madre. L'hai ucciso contro la mia volontà. Hai perso il controllo. Non mi hai insegnato tu a uccidere. Io ti ho insegnato a sopravvivere. Siamo dei, ragazzo. E quindi dei bersagli. Da ora fino alla fine dei giorni sei segnato. Io ti ho insegnato a uccidere, sì. Ma per poterti difendere. Mai per divertimento. Ma nessuno importava di lui, comunque. Che differenza fa? Ci sono conseguenze se uccidi un dio. Perché? Come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Modera quel tono, ragazzo. Come ti pare? Kratos lo sa bene. L'ha imparato a caro prezzo. Allora, aspetta. No, dalla mappa non si vede. Però la montagna. Ah, i forzeli li abbiamo trovati tutti. Corvo ne mancherebbe uno. Vabbè, ma beh, di là non ha senso andare. Qua invece. Eh sì, c'era la scorciatoia. Vabbè. Questo... Ah sì, ok, aspetta. Arriva... La gente... No, maledetto. Spuntato acido. Serve la salute. Ah. Modesti. No. Dietro di te, attento. Ma... Gli altri sono morti? È dato l'esperienza. No. Vai bene, fratello? No. Ma cavolo ho fatto che non... Vabbè, ah, è scoppiato. No, quel colpo è... Dovevo andare a leggere, vabbè. Dovevo andare a leggere. Tanto mi viene, ma premendo un po' a caso, ovviamente. Vabbè. Aspetta, qua, ecco, sì. Qua in realtà serve questo cristallo. E aspetta, ammazziamo questi. E poi... Ah, vabbè. No. Allora, lasciali venire. Aia. Ah, porca. Oh, ecco.
bene. Maledizione. Aspetta, ce l'ho. No, no. Dov'è l'altro? Maledetto, guardalo. Dammi qua. Adesso lo infiliamo lì. Scusa. A parte che non si... Ah no, scusa, che stupido. Scusate. Ecco. Non dice niente. No, ma non dire niente. Qui assistiamo al rito funebre di Fjörgyn, degli Jotnar, dea della terra e degli alberi. Per la sua bellezza fu sedotta, per il suo amore fu tradita e per il suo dono della vita fu sacrificata. Sulla cima, oltre il ponte, ella verrà condotta, ove mai più il tuono potrà trovarla. Thor ha davvero ucciso sua madre? Fu lei il primo gigante che uccise? Cosa significa? Allora, di qua... Ok, sì, si faceva il giro da dietro, ok. Stai in guardia, ragazzo. Se Modi ci ha trovato, Baldur non è lontano. Bene, devo dirgliene quattro. No, non se ne parla. Mi occupo io di lui. Così lo ucciderai, perché facciamo questo ai nostri nemici. Perché anche lui ci ucciderebbe. Farò solo ciò che è necessario. Io ti aiuterò. No. Kratos ha imparato. Insomma... Prima era abbastanza spietato. Se ne sbatteva le balle. Me ne occupo io. Ehi! Ma... Non posso fare niente. Ma... Ti odio! Mi sentivo in colpa ad ammazzarli. Qua c'era qualcosa? No. Ci avevo già preso. Qua, ok. Aspetta. Ah, sì, ok. Questa stanza, ma dobbiamo salire. Trova una nuova strada per la vetta. No, fratello, no. Ma cos'era? Uno che esplodeva, forse? Aspetta. Quello infuocato. Se no... Oh già, questa stanza. Ma dobbiamo salire. Se no...
Vabbè, iniziamo ad attirarli. Ok. No, no, questo così. Bella spazzata. E quello forse. Ok. Aspetta che non... Facciamo così. Ah, ma... Scusa, ma... Ma... Sta facendo lui? Hai dimenticato l'addestramento? Oh, parli con me. Pensavo non ti piacesse il mio tono. Ma... Ha attivato lui di sua spontanea volontà... Il suo attacco. Me lo ricordavo. Ah, va. Calici trovati. Cioè, fa anche quello che vuole. Nonostante io imposti. Sai che da qui non si sale, vero? E non solo perché non posso farti niente, guarda. No, volevo solo vedere se per caso c'era una via che magari adesso si può sbloccare. O uno scrigno, insomma. Cata veloce. No, qua. Caduto. Forse non c'è nulla. No. No, no. Avevo già preso tutto e va bene. Allora, là c'è la camera nascosta, però adesso non ci interessa. Era qua. Ah, sì, qua. Ok. Ok, qua c'è l'ascensore. E vabbè, sì, dai, andiamo qua. Segui le mie lezioni. Ho fatto tutto ciò che mi hai chiesto. Volevo solo la verità. Dove hai preso le lame di fuoco? Le nascondevi? Uccidere un dio ha delle conseguenze, no? L'hai fatto con quelle lame. Chi altri hai ucciso prima di me? Mi hai sentito? Ti ho sentito. E non sono cose di cui parlare. Non costringermi, ragazzo. Bene. Mimir, indovina. So tutto ciò di cui ho bisogno. Non ho altro da imparare. Ah, congratulazioni. Quando è che possiamo tirargli uno scappellotto? Ascensore diretto. Wow. Muori! Ehi! Ah. Ah, questo qua diventava forse di fuoco? No. Go!
Attento alle spalle. Ma... aspetta. Ah, ecco, lui diventerà di fuoco. Un attimo. Aspetta, quelli. Esatto. Aspetta. Ok. Dai che vola giù, vola giù. No. Attento a destra. No, attenzione. Dietro di te, attento. Ah, gli è entrato. Dietro di te, occhio. Attenzione. Aspetta. Ancora gli è entrato. Dov'è? No, vieni qua. Da dietro. No. Maledetto. Da dietro. Maledetto. Attento dietro. E porca vacca. No, aspetta, rifacciamo sti. Sono tornati sti incubi parassiti. Vanno eliminati, direi, subito. Direi subito. Dove sono? Aspetta. Oppure posso semplicemente liquidare questi in fretta. No! Guarda, bastardo! Ma... morto? Sì. Sono dietro. Non mirarlo. Aspetta. Lui... ah sì, lui è posseduto. Aspetta. Questo... questo... questo no. Porca vacca. Oh, t'ho preso. Oh. Fratelli, state attenti. I segni sui muri delle gallerie indicano che è da poco passato un drago. Abbiamo già ucciso quel drago. Ah, davvero? Beh, com'è andata? Bene, siamo vivi. Ok. E aspetta, qua... è stato servizievole, strano. Ok, quella... prendiamo... o c'erano dei nemici qua? Non mi ricordo. No, sembra di no. Qua però c'è una trappola esplosiva. Che cosa dice? Dice... non svegliarlo. Fa niente. Abbiamo ucciso tutti in questa montagna. Chi altro si fa avanti? Oh!
vita. L'ho preso. Mi ha preso benissimo. Oh, cavolo, che sfortuna. No, aspetta, rifacciamo. Pensavo di aver schivato bene, invece. Ah, strano, mi vuole resuscitare. Tutto strano. Aspetta. Aspetta, allora. Leggi. Tu stai là, cioè, e non schivare, stai là. Che cosa dice? Dice, non svegliarlo. Fa niente, abbiamo ucciso tutti in questa montagna. Chi altro si fa male? Vediamo se riesco a calcolare ancora le distanze. Direi di sì. Aspetta. Questa potevo pararla. Era poca vita. Aspetta. Aspetta. Venga, venga, venga. Destra! L'altra. Mettetevi vicini, vicini. Ok. Di roba, visto che ho fatto bene a aspettare, mi prendo la vita. Esperienza, ma poi giù, aspetta. E chiaramente bisogna andare di qua. Ah no, scusate, qua c'è, forse c'è uno scrigno. Ok, quindi aspetta, il vento di El era qua. Ah no, è qua. No, aspetta. Da qua lo passo qui. Ma troppo lontano. Cioè, come non vedo i tutta la palla qua, non è interagibile. Cioè, poi da lì dovrei prenderlo. Forse ce la facciamo, però forse non è detto. Cioè, da qui. No, forse no. Troppo lontano. Aspetta, di qua. Cioè, catena proprio.
Vabbè. Ah. Ecco. Fatto niente. Ah, l'ho elettrizzato. Ecco, ciao. Perché è alla fine. Ok. No, di qua. Aspetta, sì. Si va da tutt'altra parte. Forse avevo un attimo. Cioè, ci avevo messo un po' a capire anche la prima volta. Come portarlo su, scusa. Che non vedo altri. Cioè, ci provo, ma. Cioè, dovrei. Corro, ma non ce la farò mai. Ma va. No. Vado su. Eh no, arrivato su, basta. Quindi come cavolo ti porto fino qua? Come cavolo ti porto fino qua? O c'era qualcosa che non vedevo? Non mi ricordo. Ci vorrebbe qualcosa su. Che mi dia il tempo di salire. Aspetta. Forse ho una rimembranza. Questo si poteva spostare. Ecco, sì. Ok. Mi è venuto un flash. Esatto. È la prima volta, anche la prima volta, io non mi ero mai avvicinato e mi pare che non capivo. Questo io lo metterei tipo sì qua. Però non ci fa salire. Ci arrivo. Se lo metto qua ci arrivo. Sì, ci arrivo, ok. Allora a posto. Colpo di Perione, attacco unico pesante. Un attacco che prova con esplosione distruttiva. Fa vedere. Questo mi ispira, eh. Anche questo 86 secondi come l'altro. Fatemelo solo provare, perché secondo me bel colpo d'impatto potrei potenziarlo. Abbiamo un bel po' di esperienza tenuta apposta. Io lì non tocco, magari sbuca qualcuno, non mi ricordo. Guarda qui. Sembra svogliato, eh. Anzi, mi sa che lo è. Niente, non dice. La mappa del tesoro. Ok, le valchirie mi daranno la caccia finché avrò vita. Se desiderano ciò che mi appartiene, lo nasconderò per bene sotto il loro naso. Se questo ho capito dov'è. Ne abbiamo 4. Andiamo di qua. Carica. Fermo. E niente.
diventato un completo deficiente, vabbè. Aia. Attento a destra. Quello scoppia, mo, aspetta. Questo spara solo raggi? È un problema. Non ho nessuno, non ho niente per difendermi. Aspetta. Meno che è vero. Che non ci ho mai pensato. Aia. Fratello. Vabbè, no, rifacciamo, va. No, qua per forza. Per forza devo usare lo scudo. Andiamo di qua. All'attacco! Non ancora. E sì. Aspetta. Facessi così, vediamo, aspetta, se non succede nulla. Apri, 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 apri. No. Cavacca. Aia. Però. Aspetta. Una scaldatina, grazie. Con le lame. Ah, però mi ha uso lo stesso. Cavacca. Molto bene là dietro. Attenzione. A sinistra, fratello. Ok. Maledetto. Allora questo, sì, se voglio batterlo subito, che quel raggio, quindi non posso sempre pararlo, perché ne farà uno proprio ai piedi. Allora aspetta, devo calcolare bene. Aspetta, i tempi d'apertura. Apri, apri, apri. Ok. Aspetta. Ok. Attenzione. Ok. Vai. Ok. Giro ghiacciato da concentrazione aumenta la resistenza e attacchi di gelo del 50%. A vedere, non credo di metterlo, però no, questo ok, questo ricarica più 4, direi proprio di no. Allora qua. Vabbè. Vabbè, tua sorella. Qua non c'è nulla. Ah, ma forse potevo attirarlo. Ma non so perché. Mi è venuto da stare qui. Qui, francamente, non è venuto ad andare un po' oltre. Per questo pensavo che servisse lo scudo. Eh no, potevo pararmi qua. Vabbè, che magari qua non lo so, forse l'ho fatto al 100%, forse no, non lo so. Vabbè, in ogni caso abbiamo trovato la soluzione. Yeah.
aspetta, perché qui... qui si va oltre, ok, un attimo. Potevo sganciargli addosso appunto questi. Ah, è qua. Andiamo, di qua. Al solito io... ok. Le soluzioni più semplici io non le vedo mai. Oh. Cintura mitica della chiarezza. Armatura a fianchi. Cintura rinforzata con sedia di acciaio di origine ignota. Favorisce la ricarica. Cavolo, la difesa 33. Ricarica. Emiz però meno 29 di runico, più 14 di ricarica. Ma infatti fosse potenziata, però, perché questa è già potenziata al massimo di livello 5, più su di così non va. Questa va, andrebbe al 6, però no. Va bene, e qua ok, qui ok. Andiamo bene. Vabbè. Qua pergamino, ormai non legge neanche più. Asgard sigillata, è fatta. Le difese di Asgard sono impenetrabili. Tutte le vie d'accesso sono bloccate, a parte quelle in mano Odino. La piaga dei morti non ci toccherà e non dovremo temere i Vanir. Il nobile Thor deve saperlo. Per quando toccherà a lui fare la sua parte nel piano del padre di tutti, il custode Corvo. Cinque di sei, ne manca uno. Ah, qua c'è. Spallacci mitici della chiarezza. Sì, è il set, ok. Il nostro set punta a mizia della ricarica più 26. Questo ne ha due di base, di castoni. Forza, no, però diminuiremmo di livello, sì. Sì, oddio. Più ricarica vuol dire che le mosse, cioè colpi runici li faccio più spesso, però... Un vero amico vi aiuterebbe, quindi... Sal. Oh, meno male che vi sono ancora utili. Dai, poverino, si è offeso. Sì, vedi. Soprattutto sulla ricarica. E i castoni passerebbero da 2 a 3. Però no... Potenzio questo, direi proprio di no. Anche qua da 1 a 2 castoni. Vediamo se per caso, forse avevo già dato un occhio, ma non c'era nulla, cioè troppo svantaggioso per quanto riguarda il runico, ovviamente. Anche questi qua comunque puntano su altro. Va bene, e qui meno 12. Vabbè. Questo aumenterebbe un po' il runico.
Ah, pomo delle lame, sì. Ma ci viene la fortuna. Ma nulla che, nulla di che, nulla che secondo me vale la pena comprare. Qua avevo qualcosa, non credo, infatti. Qua niente. Pomo ho questo. Più 3. Questo qua cos'è che faceva? Ah, un'esplosione shock. Vabbè. Pomo d'ascia e pomo delle lame. Unico. Questo sì. Ma no, no, lasciamolo così che va bene, dai. Va bene, va bene. Non ti servo più, eh? Ma poi non penetrerà con me, cioè voglio dire. Penetrerà con Atreus, va?